Io penso che sia una legge, la 74, calata dall'alto. È necessario che in questa tematica, come nelle altre, i territori vengano presi in considerazione. Per essere presi in considerazione inevitabilmente devono far parte di un processo decisionale. La mancata partecipazione dei territori lascia molte, lascia molte perplessità su quella che può essere la gestione di una risorsa così importante a livello mondiale, ma importante in modo particolare per la nostra regione e per il nostro territorio, visto che siamo detentori della maggior parte della risorsa idrica di questa regione con l'invaso di Monte Cotugno. L'avvento di Acque del Sud S.p.A., così come è stato concepito, toglie spazio al protagonismo dei territori e soprattutto alle capacità di programmazione delle aree e dei comuni che ospitano i grandi invasi. È opinione comune degli amministratori che hanno partecipato al convegno organizzato dal Comitato Coordinamento Acqua Pubblica, da Made in Lucania e dalla sezione locale d'Italia Nostra. A Senise, comune non scelto a caso perché è quello che ospita la diga in terra battuta più grande d'Europa. Al convegno ha preso parte anche il neopresidente di Acque del Sud S.p.A., Giuseppe De Collans. Beh, c'è sempre tempo per accogliere le istanze giuste che provengono dal territorio, d'altronde io per primo, che ho origini nella Basilicata, sono molto sensibile a questo tipo di istanze, tra l'altro le ritengo anche fondate. La legge direi che resta così com'è, tuttavia c'è ampio spazio per ragionare con i territori e per trovare una modalità per coinvolgere, se vogliamo, di più i territori nella gestione di quella che è la risorsa principale del futuro di questo paese e dei nostri figli. Da alcune associazioni nelle scorse ore è arrivata la proposta, in particolare da Noscori, la proposta a provocazione di un azionariato popolare. Sarebbe possibile anche una cosa del genere? A me piace questa proposta, vi dico la verità. È un po' prematuro parlarne, però non è detto che non si arrivi a questo, perché questo sarebbe il coronamento, diciamo, della proprietà dell'acqua, che deve essere sempre pubblica. E l'azionariato popolare in qualche maniera metterebbe anche nelle condizioni, dal mio punto di vista, di una maggiore responsabilità di chi utilizza l'acqua, visto che poi ne è, seppure in minima parte, proprietario. Quindi non è un'ipotesi da scartare, va valutata, va studiata. Diciamo che a me, come esperto di diritto societario, mi piacerebbe affrontare il ragionamento. Un'ultima cosa, fino a un po' di tempo fa, quando si parlava di acqua in Basilicata, si poneva come una delle prime problematiche quella che l'acqua, la risorsa acqua in Basilicata, è gestita da troppi enti. Un po' resta questa problematica nonostante l'avvio di Acqua S.p.A.? Beh, non possiamo pensare di cambiare in un battibaleno, diciamo, una situazione che si è stratificata negli ultimi 40 anni. C'è una prospettiva in tal senso? Direi proprio di sì. Acque del Sud si pone come obiettivo quello di migliorare ed efficientare quella che è la gestione della risorsa idrica, senza mortificare, diciamo, i territori, tantomeno coloro i quali usufruiscono della risorsa. Mi riferisco agli agricoltori, mi riferisco ai cittadini e anche alle industrie. Però sicuramente un maggiore efficientamento della risorsa rende migliori le tariffe, quindi più affrontabili, e rende anche un servizio maggiore. Noi abbiamo come obiettivo a breve termine quello di rifunzionalizzare tutti gli impianti che in questo momento sono gestiti dall'ente, di riportare le quote di invaso al vecchio miliardo di metri cubi, che poi è quello originario. In 3 anni, 4 anni vorremmo addirittura aumentare questo invaso e questa capacità di invaso per dare più servizi ai cittadini. E rispetto a questo, una domanda che riguarda Monte Cotugno, i lavori sul muro della diga, a che punto sono, quando ripartiranno, quando si potrà avere poi di nuovo il massimo invaso? Noi stiamo procedendo speditamente, abbiamo avviato quelle che sono le verifiche a seguito delle prescrizioni della direzione dighe, e io spero entro un paio di mesi che i lavori possano iniziare e terminare entro la fine dell'estate. Perché questo incontro oggi? Un punto fermo, la discussione su Acqua S.p.A. e poi? Il primo punto fermo è sensibilizzare le popolazioni, e in particolare il Senisese e la Val d'Agri, dove sono i due bacini più grossi della Basilicata. Il secondo argomento che vorremmo stasera mettere come base di discussione, perché la gente si renda conto di ciò che l'ente irrigazione è stata, è e sarà la nuova S.p.A., cioè
una storia che è molto complessa ma piena di fatti positivi e negativi, però con questa nuova società praticamente noi rischiamo di sparire. Dopo 40 anni, la DIA quest'anno fa 40 anni dalla sua gestione, sparire dalla programmazione, più che dalla gestione, che è un termine che a me non tanto piace, dalla programmazione, cioè dove andiamo, qual è il piano industriale, quanto spazio c'è per le nostre aree, per le bonifiche, per la difesa del suolo, per i centri storici, c'è tutto quello che negli accordi degli anni del 99, del 2004, del 2011, oggi dobbiamo introdurre in un fatto permanente, con una clausola nella nuova società, dove ci siano dei benefici fortissimi per i territori, cioè i cosiddetti servizi ecosistemici. Noi non possiamo essere assenti a questa scena, non ci basta più l'opera pubblica fino a se stessa, una strada, una qualche cosa, ma ci serve una politica per lo sviluppo che grazie a questa grande risorsa della Basilicata anche quest'area può avere le sue diciamo, peculiarità per esplodere da un budista diciamo, non tanto imprenditoriale, ma da un budista proprio della dignità di quest'area. Quest'area deve essere supportata con proiezione a lungo termine, non basta l'intervento puntuale dell'oggi al domani, quindi ci deve essere una gestione attenta regionale e nazionale su questa tematica dell'acqua in Basilicata. Una proposta barra provocazione è arrivata da Noscorie, un azionariato popolare, anche l'1%, il 5% da parte della popolazione. Io stasera come comitato di agitazione, come comitato e come responsabile di Italia Nostra farò la proposta dell'azionariato, nel senso di far entrare dentro, adesso le forme giuridiche si vedranno. Io ho condiviso molto la proposta che ha fatto quell'altra associazione, quindi insomma, sarebbe un'ottima proposta con un minimo di partecipazione anche popolare. È ancora più forte rispetto alla bontà dell'intervento che vorremmo fare, ma già se i comuni potessero avere nel Consiglio di Amministrazione una loro rappresentanza, almeno i comuni rappresentanti di due bacini, sarebbe già un grande risultato ed elevare fortemente la quota delle regioni che sono accumulatori di risorse, cioè le tre regioni, Basilicata, parte della Campania, il Molise, sono le tre regioni che hanno più disponibilità di dighe, e le altre regioni che sono fruibili possono anche non partecipare attivamente, come invece queste tre regioni secondo me devono avere una forte connotazione nella società Acqua Sud della SPA. Un momento di confronto, di dibattito aperto nel quale si deve discutere di una delle questioni più importanti che riguardano la Basilicata. L'acqua è forse il tema dei temi in Basilicata e soprattutto lo è in questo periodo, perché ci sono delle novità legislative che fanno discutere tanto, ed è importante quindi potersi confrontare e potersi aprire alla società civile per capire quali possono essere le conseguenze e quali possono essere invece le direzioni che debbono essere intraprese. Era necessaria una riorganizzazione delle acque lucane, ma non calata dall'alto. Perché oggi si vedono i bacini come dei serbatoi, c'è una risorsa loro blu e va gestito, e va sfruttato e va fatto guadagno. Ma dietro questi bacini c'è un sacrificio, ci sono dei territori che hanno partecipato ad un bene comune, ciò che ha prodotto la diga del Pertusillo, immaginiamo il PIL. Ciò che aveva promesso, quello sviluppo, ciò che è stato generato, nulla. E quindi è bene che i territori ridiventino protagonisti in un processo che è molto democratico, e il tema è sempre quello. L'acqua è un bene pubblico, sì, è un bene primario, sì. Va privatizzata? No, assolutamente no. Quindi contestualizziamolo ad oggi. Oggi è una legge calata dall'alto che da un certo punto di vista non chiarisce quali sono i rapporti con i territori, ma i territori non l'accettano, vogliono essere protagonisti di ogni processo decisionale. L'incontro è stata anche l'occasione per parlare di un tema che sta tenendo banco nelle ultime settimane e che riguarda proprio alcuni degli invasi lucani. La manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione per la realizzazione delle cosiddette isole fluttuanti in fotovoltaico. Il Parco del Pollino non può certamente essere a favore dei fotovoltaici fluttuanti, ma questo lo diciamo perché appunto rientra il lago di Monte Cotugno all'interno del Parco del Pollino e quindi come tale non può autorizzare
delle opere del genere. E poi è importante, a mio giudizio, tener presente quella che è la vocazione, o meglio quella che politicamente può essere la valorizzazione di questo lago. Sicuramente nell'ottica di progetti di valorizzazione, che tra l'altro ha coinvolto direttamente e coinvolgerà il Comune e altri enti, anche con dei finanziamenti regionali che vanno nell'ottica sicuramente di rilanciare la diga da un punto di vista anche turistico, sportivo e quant'altro, non possiamo certamente immaginare che il fotovoltaico fluttuante possa essere eventualmente qualcosa da tenere presente per il futuro di questo territorio, ma soprattutto della diga. Chiaro, la posizione dell'amministrazione comunale è quella che siamo molto contrariati, perché abbiamo un'idea che abbiamo sempre condiviso con il governo regionale, anche perché mi suona ancora più strana questa notizia. Comunque noi nei 30 giorni previsti abbiamo fatto una nota dove siamo contrari, abbiamo anche cercato di motivare, così come hanno fatto le tante associazioni, gli altri comuni dove ricadono i bacini. Io credo che comunque all'età di tutto diventerà difficile, attraverso un procedimento di via, poter avere le autorizzazioni, perché ricadiamo in un'area protetta, siamo un'area quindi con salvaguardia ambientale. La presenza di queste ampie superfici fluttuanti sul lago credo che entrano in contrasto con quello che è la difesa del paesaggio, del nostro in modo particolare, ma soprattutto in contrasto con quelle che erano le intenzioni dell'amministrazione comunale, della regione, di valorizzare il lago in una chiave diversa, che era quella sportiva e turistica. Purtroppo la negazione della norma sulla navigabilità dei bacini, che la regione e l'assessore si erano presi come impegno da poter risolvere, ci troviamo invece in una situazione che questa legge non servirebbe nemmeno più, almeno per i nostri invasi, perché se li copriremo di queste superfici fluttuanti non so come potremmo fare le altre attività.